Verrebbe da dire una trasferta casalinga per la pallavolo cerignola. La settima giornata di ritorno della B2 femminile di volley prevede per le ragazze di Michele e Valentino la trasferta alla Palafamina della città ovantina nelle derby contro la Peninsula Libera Virtus, che cerca in tutte le maniere di poter trovare una soluzione per raggiungere la salvezza. Nel precedente turno di campionato le Pantere hanno vinto al Palla di Leo con il punteggio di 3-0 contro l'ultima in classifica, il Pescara Project, e momentaneamente al terzo posto, che vorrebbe dire per ora playoff per la A2 nazionale. Novia, Altomonte, Valeggi, Matrullo, Pialulli e tutte le altre hanno passato una settimana decisamente tranquilla con carichi di allenamento importanti in vista della stracittadina, che ovviamente mette in evidenza punti importanti. Per Ilenia Novia l'importante sarà comunque mantenere la calma giusta. Appunto, come hai detto, ci sono diversi punti che ci staccano dall'FLV. Tuttavia, i derby sono partite a parte, quindi è necessario metterci cuore e grinta per portare a casa i 3 punti. Sappiamo che per loro i 3 punti sono importanti per la salvezza, per noi, tuttavia, sono altrettanto importanti per il terzo posto. Quindi, sicuramente sarà una partita super combattuta. Ripeto, siamo cariche e pronte. Le previsioni per una bella partita ci sono tutte e dunque il Palafamina si prepara per un